Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Heet u van harte welkom, ook iedereen die vanaf een andere plaats dit verhoor volgt. En ik vraag de gevierde getuigen binnen te leiden. Morning. Morgen. Nice to see you again. Dennis. Oh, okay. Channel 1, British Lady Poodle. Okay, thank you very much. Welkom, meneer Manfellotto. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de eed te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult spreken. Wilt u met mij gaan staan? Wilt u de twee voorste vingers van uw rechterhand opsteken en mij nazeggen, zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Giuro di dire solo la verità. Dank u wel. Meneer Manfellotto, u bent sinds 2011 CEO van Ansaldo Breda, de fabrikant van de V250... die wij in Nederland de VIRA noemen. In dit verhoor gaan we u vragen stellen over het bouwproces van de VIRA, over de samenwerking met Nederlandse en Belgische spoorwegmaatschappijen en over de stopzetting van de VIRA. Wij zullen u ook vragen stellen over de periode iets voordat u in dienst trad, voor 2011, onder andere over de aanbesteding van de trein. Want daar is het in de verhoren de afgelopen weken ook een aantal malen over gegaan. Wij weten dat u daar nog niet werkzaam was, maar wij vinden het belangrijk om ook uw perspectief op de zaak mee te kunnen nemen in ons onderzoek. En zoals het iedereen opvalt en iedereen ervan meegeniet, hebben wij tolken voor dit verhoor. Dat betekent wel dat wij rustiger zullen spreken, omdat we elkaar anders niet goed kunnen volgen. Dus zoals gezegd, wij nemen verschillende onderwerpen met u door, ook omdat in de verschillende verhoren al het een en ander is gezegd over Ansaldo Breda. En langs alle vragen komt ook uw zijde van het verhaal aan de orde. We hebben veel vragen voor u en daarom gaan we direct beginnen met mevrouw Vos. Meneer Manfellotto, in 2002 startte de Nederlandse vervoerder HSA en de Belgische spoorwegen de aanbestedingsprocedure voor treinen op de hoge snelheidslijn Zuid. En deze treinen moesten tenminste 220 km per uur gaan rijden. En ze moesten de rijtijden uit de concessieovereenkomst halen. Dat was 93 minuten van Amsterdam naar Brussel. En Ansaldo Breda bood in april 2003 een trein aan die een maximum snelheid had van 220 km per uur. Mijn eerste vraag is, was het ontwerp dat Ansaldo Breda aanbood een nieuwe trein of was het gebaseerd op een bestaand model? Il
progetto ovviamente era basato sull'esperienza precedente. Io ho un po' di ritardo nell'ascolto. C'è qualcosa che si può fare tecnicamente? C'ho un ritorno in cuffia. Iets zachter zetten. Mm-hmm. Het helpt soms om hem iets zachter te zetten. Gevier? Ma solo quando parlo. Ora va bene, ok. Oh. Prova, c'è un ritorno della mia voce. In ogni caso posso continuare a rispondere. Ripeto, il treno ad alta velocità per noi era un'esperienza già eseguita. Già nel 1996 l'Ansaldo Breda realizzava treni ad alta velocità a 300 km all'ora. Tuttora questi treni sono in esercizio e quindi per noi eseguire treni basandoli su piattaforme esistenti o a 200 all'ora o 220 all'ora o 250 all'ora era assolutamente indifferente, sono questioni solo di definizione delle potenze e dei pesi e delle strutture. Op welk type is dan het aanbod van de 220 trein gebaseerd? Was dat de ETR 500? L'ETR 500 che è tuttora in servizio ed è il treno che è stato realizzato in numerosi esemplari, 60 in totale, e sono tuttora in servizio e sono praticamente rappresentano il 70% della flotta di alta velocità italiana. Nee, maar het aanbod dat u deed aan HSA en de Belgische spoorwegen, op welk ontwerp was dat gebaseerd? Wat was de basis? Guardi, noi parliamo di piattaforma, non parliamo di modello. Esistono dei progetti che possono essere basati su strutture fondamentali, come i carrelli, i motori, i convertitori. Mi spiace essere troppo tecnico, ma questa è purtroppo il mio mestiere. E poi tutti gli allestimenti relativi appunto alle carrozze sono cose che si possono aggiungere naturalmente rispettando le esigenze di peso e di aerodinamica. Quindi l'aspetto fondamentale è caratterizzato dalla trazione e dai carrelli che ovviamente erano gli stessi. Ma u zegt dus het aanbod dat wij deden dat was gebaseerd op bestaande platformen van Ansaldo Breda. Wij zijn benieuwd welke platformen dat waren. ETR. U kreeg tijdens de aanbestedingsprocedure verschillende keren de gelegenheid om uw bod aan te passen. En was dat op initiatief van Ansaldo Breda of was dat op verzoek van HSA? Ma io non c'ero in quel periodo, quindi non ricordo, ho cercato di capire, ma credo che sia stata un'iniziativa dell'Ansaldo per essere più convincente ed essere vincitrice dell'appalto con maggiori opportunità. Ad esempio, tanto per farvi un esempio recente, l'attuale treno ETR 1000, quello che fra una settimana entrerà in servizio commerciale in Italia, è un treno a 360 km all'ora, anche se la linea italiana è stata realizzata e progettata per 300 km all'ora. Quindi normalmente le aziende prospettano soluzioni innovative a maggiore potenzialità per anticipare eventuali esigenze dei clienti. Quindi è abbastanza usuale. U was er niet bij, maar wellicht heeft u over deze fase gehoord. Dat is de fase van de best and final offer. Dat was in december 2003. Toen bood u opeens een trein aan die 250 km per uur kon rijden, in plaats van 220 km per uur.
Onze vraag is, had HSA verzocht om snellere rijtijden, zoals de heer Dupken aangaf? Of was dat eigen initiatief? Io non lo so, credo che sia stata una nostra iniziativa, però vado sulla memoria delle carte che ho letto e non certamente, non avendo partecipato, non ho idea. Io le potrei dire che l'avrei proposto io se fossi stato in quelle condizioni. En dan in de tweede helft van december verzoeken de Nederlandse en Belgische spoorwegen om een nieuwe offerte voor maar 12 treinen in plaats van 23 treinen. Waarom werd de prijs van de trein in januari 2004 met 1 miljoen per trein verhoogd? Questa cosa non la ricordo, ma è molto semplice rispondere alla stessa maniera. Immagino, lei ha detto che l'offerta si era ridotta in termini di quantità, è passata da un numero 24 a un numero 12. Quindi la risposta è semplice: quando uno realizza un contratto nuovo, benché basato su una struttura, ha un costo di investimento di progettazione che, se distribuisce su 24 treni, ovviamente il contributo della progettazione ha un impatto inferiore per treno. Riducendo il numero di treni, evidentemente si aumenta il prezzo. Helder. Hoe wist u in januari 2004 dat u de enige overgebleven aanbieder was? Non so rispondere perché non lo sapevo e non lo so tuttora. Mijn collega Elias heeft nog één vraag. Goedemorgen. Good morning. U was er niet bij, dat weet ik, maar toch de volgende vraag. Moet ik even mijn geluid uitzetten. Dat best and final offer, dat sloot op 5 december. De commissie heeft vastgesteld dat er op 10 en 11 december nog kleine wijzigingen zijn aangebracht na de sluiting van dat best and final offer door Ansaldo Breda. Gebeurt dat vaker, dat er na dat het allerlaatste moment is geweest nog wijzigingen worden gemaakt? È possibile, ci sono vari modi di approcciare le cose. Ci sono dei casi in cui i clienti prevedono delle specifiche bloccate, però tipicamente le aziende provano a prospettare qualcosa di migliore, evidentemente perché spesso ci sono delle valutazioni che non sono solo economiche, ma hanno anche delle valutazioni tecniche. Quindi le aziende provano ad avvantaggiarsi prospettando soluzioni integrative migliori, pur non essendo richieste dal capitolato di gara. Ik heb nog één vraag over de onderhandelingen die dus dan starten na januari 2004. Weet u hoe die onderhandelingen zijn verlopen? Ma guardi, ho letto poco, molto, ma insomma non ho grande memoria. So che a un certo punto c'è stata una rinuncia da parte di un competitore. E quindi si è andati a affinare, come succede abitualmente, che sulla base di un prezzo offerto e condizioni contrattuali le parti cercano di trovare una soluzione comune o riducendo delle attività o aumentando delle cose e quindi trovando in fase di trattativa commerciale. È usuale, lo trovo assolutamente normale, che in una fase di assegnazione di una gara poi si possono inserire ulteriori richieste. Fermo restando che queste richieste evidentemente vanno negoziate anche in termini economici. Però mi creda, non ricordo, non ho letto granché su questa cosa, mi sono sempre solo concentrato particolarmente sulla fase finale che è stata quella cruciale. En weet u nog waarom het tot mei 2004 duurde voordat het contract werd getekend? No, francamente no, ma immagino che sia la causa di lunghe negoziazioni per affinare le esigenze dalle due parti, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico e soprattutto quello dal punto di vista contrattuale. Anche perché desidero ricordare
che questo è un treno che si inserisce in un sistema, diciamo di alta velocità, che è costituito dall'insieme del treno, dall'infrastruttura e soprattutto dall'impiantistica di controllo, che è un elemento cruciale. Daar gaan we het nu over hebben, de samenwerking. Ansaldo Breda heeft koopovereenkomsten gesloten met NSFSC, de Ierse dochter van NS, en de Belgische spoorwegen. En dat waren turnkey overeenkomsten. Wat verstaat u onder turnkey in dit geval, bij het bouwen van treinen? Beh, per me il contratto turnkey è il pane quotidiano, soprattutto quando si parla di alta velocità e di metropolitane, e in particolare di metropolitane automatiche. Turnkey significa che la responsabilità del fornitore, in questo caso del fornitore del treno, corrisponde ad eseguire tutte le attività, dal design, dal progetto, dalla realizzazione, dai test specifici, dai test integrati, se poi vuole le specifico dopo che significa test integrati, e test di sistema e di omologazione, assumendosi la responsabilità economica di queste attività, inclusi i rapporti con degli enti che si chiamano Notify Body, che sono dei certificatori indipendenti, e che verificano tutte queste fasi, che tutte queste fasi avvengano in modo corretto, sia tecnicamente che in termini di rispondenza alle specifiche, e che sono poi di supporto all'Agenzia Nazionale per poter dare l'omologazione finale. Il sistema però non finisce lì, quello è il problema, che il turnkey si riferisce al treno. In sostanza, quando parliamo di alta velocità, c'è da parlare di sistema integrato, quindi ci sono almeno altri tre componenti che devono cooperare con criteri simili. Colui che realizza l'infrastruttura, perché l'infrastruttura, cioè il binario, le sue curve, la caratteristica dei binari, quello che realizza la linea di contatto e soprattutto quello che realizza il sistema di sicurezza, in questo caso ERTMS, siano tra loro integrati. E questo sistema integrato corrisponde al sistema complesso di cui gli attori sono i fornitori, i clienti, i certificatori e alla fine l'omologatore, che è l'Agenzia Nazionale, che controlla che tutte le parti abbiano eseguito, siano integrate e che il treno specifico, cioè quel treno, possa circolare in sicurezza alle condizioni previste su quella linea. E wat is bij een turnkey contract dan de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, in uw begrip? Beh, è fondamentale perché ha innanzitutto la responsabilità di coordinare tutti i fornitori di sistema, quindi coloro che realizzano le linee, le infrastrutture, gli impianti di sicurezza, gli impianti elettrici, il sistema ERTMS, ed è colui che deve mettere la sua competenza da specifico ferroviere, perché è lui che conosce le regole ferroviarie operative e che quindi è quello che può anche meglio modificare, se del caso, alcune specificità che sono legate alla, diciamo, operazione, all'operatività del treno. Il suo ruolo è cruciale sia per quanto riguarda la sicurezza, sia per quanto riguarda la successiva operatività e soprattutto la manutenibilità successiva. En hoe beoordeelt u de manier waarop NSFSC die rol als opdrachtgever heeft ingevuld? Ma l'ho già detto numerose volte, l'ho ha sviluppato in maniera assolutamente incompetente, qualche volta irresponsabile e soprattutto non in modo cooperativo. En zeker niet op een coöperatieve manier. Je hoeft maar te denken aan
En dat heb ik me trouwens persoonlijk heb ik me daarmee bezig gehouden. Per poterci supportare nelle fasi importanti di omologazione, ma con le difficoltà che ho trovato a discutere con delle aziende che non avevano le persone competenti e soprattutto le strutture competenti. Chiedo scusa. Was het niet voldoende om dan de technische kennis bij Lloyds in te huren? La competenza tecnica della Lloyds è una competenza necessaria ma non sufficiente. La Lloyds, come tutti i notify body, ha un ruolo di controllo, ha un ruolo di verifica, ha un ruolo di responsabilità in quanto deve accertare che le prove tecniche realizzate dalle aziende siano effettivamente quelle corrette e soprattutto deve certificare anche nei confronti dell'agenzia. In ogni caso la Lloyd non ha la competenza del ferroviere, mi scusi se intervengo su questa cosa. Il miglior modo per poter conoscere, realizzare bene il prodotto, per poterlo utilizzare, è proprio il ruolo di colui che poi lo dovrà utilizzare. Nelle mie esperienze, mi creda, non sono poche, sia nel mondo dell'infrastruttura, io mi sono occupato anche di RTMS, in un'azienda precedente ho realizzato parecchie linee ferroviarie, ho sempre trovato un cliente competente, dotato di moltissime strutture con esperienze diversificate, a partire dalla fase di progettazione, alla fase di testing, alla fase di verifica e soprattutto alla fase di formazione del personale. Un treno non è uno strumento che si guida schiacciando un bottone, per quanto automatico, necessita di una competenza, vista anche la responsabilità del bene e delle persone che si trasportano a velocità ovviamente elevate, quindi con i rischi annessi. Welke rol had de vervoerder dan moeten hebben in dit project? Sicuramente non quello del burocrate che abbiamo rilevato, ma quello che criticamente facesse crescere con noi tutte le fasi progettuali, intervenisse nei controlli con incremento di competenze e soprattutto partecipasse a tutte le prove e all'integrazione delle prove di sistema, quindi con il sistema RTMS, che non è praticamente avvenuta. Abbiamo trovato enormi difficoltà nella fase di testing, anche perché incredibilmente non veniva percepita questa esigenza. Ricordo, perché c'ero in questo caso, che disponevamo di tempi per fare tempi di 2 ore al giorno e non tutti i giorni per fare le prove in campo, che sono le più importanti, le più cruciali, con il totale disinteresse del cliente. Le mie esperienze invece attuali e precedenti trovano in campo numero di tecnici da parte dell'operatore equivalente al numero dei miei tecnici. Questa è un'esperienza proprio anche di questi ultimi giorni. Attualmente stiamo per partire con l'esercizio commerciale del nuovo ETR 1000 e per circa 500 volte noi siamo usciti con treni diversi, 500 volte per 6-7 ore e a bordo dei treni ci sono mediamente 100 persone. Più avanti, va bene. Ik wil toch nog even doorgaan op Lloyds. Lloyds, die was ingehuurd, die deed precies wat u net zei. Het begeleiden en het meekijken met de bouw. Wat was daar dan mis aan? Ma io non ho nessun commento da fare alla Lloyd. La Lloyd ha eseguito il suo lavoro, che è un lavoro di controllo tecnico, quindi non ho nulla da dire. Forse qualche problema sui tempi, ma insomma è assolutamente irrilevante rispetto ad altre responsabilità non mantenute. Maar Lloyds was ingehuurd door NSFSC, dan is die kennis er toch wel? Ik snap niet goed wat er dan ontbreekt. Certo. Ripeto,
il ruolo della ROIS è un ruolo tecnico di ingegneri di ufficio che rilevano che certe procedure, certi processi e certe prove siano eseguite correttamente. Vi spiego. Se lei, facciamo un esempio magari forse più alla portata, è un po' come la Cassazione, verifica che le prove che dovevano essere eseguite sono state realmente eseguite, che i risultati di queste prove sono stati correttamente rilevati con gli strumenti adeguati e prende atto che questa cosa è stata fatta con correttezza, dichiarandolo in modo autonomo, che è una competenza diversa dalla competenza del tecnico critico, del tecnico che dà il suo supporto e il suo contributo di esperienza specifica. Il Lloyd's non è un ferroviere, non ha l'esperienza di colui che guida e governa il sistema ferroviario. Questo tipo di attività la Lloyd's lo fa per i treni, lo fa per gli aeroplani, lo fa per le automobili, lo fa per i fasciatoi dei bambini, cioè è un i fasciatoi, quelle, insomma, per cose di tutti i tipi, verifica che un processo sia correttamente eseguito secondo le regole, in questo caso quelle previste dall'Europa. Ma zegt u nu dat de Nederlandse partij NSFSC iemand had moeten sturen om echt met u monteurs mee te kijken en mee te bouwen? Assolutamente sì, tipicamente tutte le fasi, come dicevo prima, vengono seguite da team specializzati che seguono con esperienze diverse, ma sotto la stessa responsabilità, ad esempio, di un project manager, in questo caso delle ferrovie, che segue con i suoi tecnici la parte progettuale, la esamina criticamente, la parte costruttiva la esamina criticamente, verifica che le cose siano eseguite secondo le esigenze del cliente, secondo le specifiche tecniche, partecipa ai collaudi, questa è la cosa fondamentale, e comincia a controllare tutti gli aspetti tecnici, che mi creda sono tanti, che sono quelli legati alla fase successiva. La quantità di informazioni che un macchinista o il manutentore riceverà in futuro per poter gestire con anticipo eventuali problemi, nascono solo ed esclusivamente da una competenza che si cresce, che si costituisce e cresce insieme. Posso dire, vedo che queste cose sono un po' complesse, non mi stupisce perché evidentemente avete ascoltato prima di me alcuni ferrovieri, alcune persone delle ferrovie che non sono riuscite a spiegarle, perché probabilmente non le conoscono, perché non ne hanno l'esperienza. Wij hebben de afgelopen weken gesproken over het systeem. Er waren twee systemen van Lloyd's. Eén die keek of uw kwaliteitsmanagement systeem goed was. Dat waren de mensen, de bureaucraten. En Lloyd's Europe, die had toezicht op de bouw. Dat waren twee verschillende afdelingen van Lloyd's. En het gaat mij om de laatste rol van Lloyd's, Lloyd's Europe, die ook echt heeft toegekeken op de bouw en ook aanspreekbaar was op vragen van uw ingenieurs. Die rol van Lloyd's, Lloyd's Europe, was u daar dan zo ontevreden over? Heeft u nog gevraagd of zij meer moesten doen? Lloyd's Europe, quella appunto a quale si riferisce, aveva il compito negli stabilimenti di verificare che la costruzione venisse eseguita in qualità. Evidentemente io in questi casi non me la prendo con Lloyd's Europe, ma me la prendo con i miei collaboratori se ricevo dei report nelle quali le cose non sono fatte bene. Quindi io non posso permettermi di contestare quello che mi dice la Lloyd's. Per me è un ordine, la qualità va messa a posto, quindi tutte le rilevazioni sono rilevazioni a cui bisogna dare seguito e a cui bisogna poi redigere concordemente con loro un verbale che soddisfa che quel dettaglio di qualità è stato rimesso a posto. Quindi io non ho commenti né critiche da fare, non avrei neanche titolo per farlo. Ma la competenza van Lloyd's Europe, was u daar ontevreden over? Die kwaliteits, die toezichthouders op de bouw?
Io, assolutamente no, Lloyd's è un nome importante, è un'azienda internazionale. Ovviamente, come in tutti i casi, ci sono tecnici più bravi e tecnici meno bravi, ma non posso assolutamente dire nulla sulle loro competenze. Heeft u op enig moment in het proces gevraagd om meer betrokkenheid van NSFNC bij de bouw van de trein? Ma io sicuramente sì, personalmente ricordo che appena ho cominciato a occuparmi di questa azienda, me ne sono occupato anche personalmente e ho avuto grossa difficoltà a spiegare, a pretendere, cioè a richiedere e poi a pretendere una differente collaborazione in termini proprio di struttura tecnica, che capivo, ho capito non essere disponibile nell'ambito di quell'azienda. Quella è un'azienda che comunque aveva un carattere, una caratteristica di un'azienda più meno tecnica, più gestionale, più legale, più finanziaria. C'era un project manager però molto solo, capace ma molto solo e insufficiente e soprattutto carente di quelle competenze che a noi necessitano. Per avere un buon risultato bisogna avere un cliente severo, ma severo, presente e anche molto cooperativo e costruttivo. Devo dire che in questo caso non c'è assolutamente stato. Heeft u wel eens gevraagd of HSA, de vervoerder, meer betrokken kon zijn? Ma io tutte le volte che dicevo queste cose all'amministratore delegato ricevevo sempre informazioni del tipo no, ce ne occuperemo noi. In una sola occasione sono riuscito a avere un incontro con il manutentore, con un'altra società dell'NS, non ricordo il nome, quella che si occupa della parte di post vendita, quindi della manutenzione. Ebbi un incontro con loro per prospettargli in anticipo e quindi cercare di sollecitare un suo coinvolgimento da subito per poter appunto ottenere quella cooperazione che avevamo. Ma spesso mi sono trovato a dover andare avanti da solo e senza avere disponibilità. Io non ho mai incontrato gli amministratori delegati né della società ferroviaria olandese né quella belga, mai. E questo mi ha sempre stupito. U zei net dat u wel eens naar aanleiding van een rapport van de mensen van Lloyd's Europe, dus de toezichthouders, dat u boos werd op uw eigen mensen. Betekent dat dat u wel vond dat de toezicht op Lloyd's Europe goed was? Was u het eens met hun kritiek af en toe? Se esiste un sistema di qualità bisogna seguirlo. Se per qualche motivo ci sono delle inesattezze, queste vengono da mettere a posto e se le cose aumentano io ovviamente richiamo i miei a metterle a posto. Può capitare, ci sono migliaia e migliaia di installazioni da fare ed è abbastanza normale che possa capitare qualche inesattezza. Quindi, siccome la qualità è un elemento fondamentale per l'esecuzione, ma naturalmente sto parlando di qualità, non di sicurezza, perché sulla sicurezza non ci si può arrivare a controlli prima che noi stessi non ne abbiamo verificato la corretta esecuzione. Quindi stiamo parlando di problemi diversi, che vorrei non fossero confusi. Qualità magari è semplicemente che una vite di un pannello elettrico non è stata ben sistemata, una poltrona non è stata sufficientemente stretta e ci sono delle vibrazioni, ma assolutamente non è pensabile che un freno sia stato montato male e quello della qualità si raccolge, è impossibile. Deve passare prima il nostro processo di qualità, quello di sicurezza e poi il controllo di... Waarom was u zo verbaasd dat u de directeuren van de Nederlandse en de Belgische spoorwegen nooit heeft ontmoet? Ma anche quelli olandesi. Ma guardi, in primo momento l'ho attribuito al fatto che non avevano nessuna esperienza di realizzazione di treni di alta velocità, ed è probabile.
Quello che mi ha stupito è che quando uno lo sottopone, lo richiede e lo, diciamo, e lo dimostra con esperienze diciamo, che sta avendo, invitandoli anche a controllare con colleghi di altre nazioni, la cosa non sia stata percepita e sia stata, come posso dire, sia stata assolutamente trascurata, ho pensato che evidentemente non ce ne fosse la volontà. E quindi ho pensato di andare avanti anche perché devo ricordarvi che eravamo continuamente pressati da azioni di tipo pressioni legali, rischi di applicazione di penali e che naturalmente per noi sarebbero stati un grosso problema. Quindi ci siamo concentrati sul fare, benché avessimo insistito. Ma guardi, personalmente mi sono occupato di chiedere e spiegare. Io ho avuto enormi difficoltà forse anche a spiegare a questi signori, ma non c'era capacità di reperire questa esperienza. Wanneer heeft u dat gevraagd? Ma parecchie volte. Io sono entrato a settembre del 2011, uno dei primi problemi che ho affrontato è stato proprio questo. E devo dire che con successo poi alla fine, circa un anno dopo, siamo riusciti a mettere in servizio il treno. Considerate le difficoltà che allora trovavo, anche di comunicazione e di spiegazione, impiegarci un anno senza il supporto e con una disponibilità della linea così esigua, tutto sommato è stato un enorme risultato che a mio parere, scusatemi se lo sottolineo, dimostra che il treno con un numero di uscite inferiori, di corse inferiori, è riuscito a dimostrare che aveva tutti gli elementi di qualità sufficienti e accettati dalle agenzie di sicurezza. Io sul treno ETR 1000, l'ho detto prima, abbiamo fatto circa 500 corse di 6 ore, qui ne abbiamo fatte pochissime e neanche continuative perché eravamo ostacolati, perché dovevano uscire altri treni, e solo di 2 ore, è insufficiente. Dat komt zo. Ja. Wat waren nu voor Ansaldo Breda de consequenties van het ontbreken van een betrokken vervoerder en die technische kennis bij dit project? Ma il rischio tecnico, che in realtà poi in un caso è stato devastante, è stato il rischio che non ci fosse poi la competenza per la gestione del treno successiva, sia in termini di manutenzione, sia in termini proprio di guida. Abbiamo visto l'esempio nella famosa data in cui è successo l'incidente invernale. Il rischio più grosso, ma lo vedevamo tempo ogni volta, è che non eseguivano le manutenzioni che si dovevano eseguire. Quindi i rischi più grossi è di dover poi discutere su questioni che potevano accadere per loro incompetenza. Probabilmente anticipo un tema che discuteremo dopo. Basta? Ok. Dat komt zo. Ik heb het nog nu over het proces van de bouw. Maar ik begrijp dus goed dat u zegt dat Lloyds, de kwaliteitstoezichthouders van Lloyds, wel competent zijn. Maar dat zij Lloyds, de vervoerder, die er uiteindelijk mee gaat rijden, niet kan vervangen. Assolutamente. Assolutamente no. D'altra parte non l'ho mai visto, non è proprio possibile. Ja. Ja. En heeft u dan nog voorbeelden van waar dat misging bij het proces van de bouw van de treinen? No, ma questo tipo di, diciamo, di situazione, in realtà l'ostacolo che porta non è nella fase produttiva, perché le aziende continuano a produrre. È nelle fasi di prova e di omologazione che vengono al nodo questi problemi, perché è in quel momento che si comincia a vedere l'incompetenza, l'indecisione e l'intralcio all'operatività.
Spesso, e anche qui purtroppo devo anticipare dei temi, vengono confusi temi di sicurezza magari con temi di funzionalità, con temi di qualità e temi di tuning, cioè sono cose assolutamente diverse. Se lei acquista un'automobile, ovviamente la cosa fondamentale è che le parti importanti dell'automobile funzionino, e quella è una cosa contrattualmente assolutamente indiscutibile. Se poi entrando nella sua auto scopre che c'è una vite svitata piuttosto che non lo so, manca un documento di manutenzione, è irrilevante rispetto alla funzionalità, anche se è un problema, ma va affrontato con le competenze giuste da parte degli enti competenti. Non c'era questo tipo di questa disponibilità di competenze. Capisco che è difficile spiegarlo, ma mi creda, la costruzione e la realizzazione di un treno di alta velocità è confrontabile con quello di un aeroplano, ma di un prototipo di un aeroplano, non di un aeroplano ripetuto per la millesima volta. Ik heb nog een paar aanvullende vragen. U zei net tegen mijn collega Vos, wij moesten zaken doen met een bureaucraat bij NSFSC, zeg maar de Ierse afdeling van de NS. Wie was dat? Senta, in questo momento cerco di ricordare il nome, se mi aiuta, era l'amministratore delegato, ma non mi ricordo il nome, francamente. Was dat de heer De Leeuw? No, l'amministratore delegato. De heer Van Dijk? Sì, Van Dijk. De heer Van Dijk. U zei, ik wilde eigenlijk met de top van de directie van de Nederlandse Spoorwegen, van de NS, spreken. Bij wie heeft u geprobeerd dat contact te krijgen? A lui. Bij Van Dijk. A lui. Bij Van Dijk. Toen dat niet lukte, heeft u toen geprobeerd zelf rechtstreeks bijvoorbeeld bij de president-directeur van de NS of bij de president-commissaris van de vennootschap om daar te klagen contact te krijgen? Io ho insistito più volte con lui mi ha detto che non era necessario, che ne avrebbe parlato ai suoi vertici, ma non ho mai avuto un feedback. Quindi per me, che è assolutamente strano, fare un invito e non ricevere una risposta è stata estremamente chiara. Evidentemente non era di loro interesse. Non ho mai visto una cosa del genere, cioè io parlo con tutti gli amministratori delegati di tutte le ferrovie, i direttori generali di tutte le ferrovie abitualmente, anzi addirittura in questi casi di investimenti così importanti sono pianificate riunioni a quei livelli ogni mese, soprattutto nelle fasi cruciali, quindi evidentemente è un approccio così deciso. Non mi ha mai stimolato neanche a farlo, perché ho capito che non era così. Mi sono concentrato sull'andare avanti per fare le mie cose, perché rischiavo altrimenti di avere penali, eccetera, quindi o rischi di altro genere. En dan tenslotte, heb ik nou goed begrepen dat op de vraag van mevrouw Vos, wat voor concrete problemen traden er nou op in de bouwfase als gevolg van dat gebrek aan betrokkenheid van mensen uit Nederland, dan wel Ierland, dat u daar geen concrete voor beelden van in de bouwfase kon leveren? Dat u zei, dat bleek allemaal later pas. No, io non ho detto che ci sono stati problemi, ho detto semplicemente che sulla sua domanda è stata, la Lloyd's ha eseguito correttamente il suo lavoro, io ho detto sì, tant'è vero che la Lloyd ogni tanto evidenziava dei problemi di qualità che sono differenti dai problemi di sicurezza. Questi non hanno assolutamente ostacolato la realizzazione dei treni. I treni non hanno avuto problemi, i problemi di cui discuteremo credo dopo, sono problemi che non hanno a che fare con la sicurezza, sono problemi di tuning messi a punto, che sono normalissimi, si leggono da tutte le parti.
Quindi per me i problemi non ce ne sono stati. I problemi sono stati nella parte successiva, ma sono quelli contrattuali, quindi non ne discuteremo penso più avanti. Il treno ha sempre avuto delle performance buone, ha avuto, come sapete, una crescita di performance in pochissime settimane, ha superato addirittura in poche settimane quelle del treno concorrente, quindi per me i problemi non ce ne sono stati. Quelli che sono rimasti residuali sono problemi abituali di tuning, di messa a punto, ma questo fatto che si stia sottolineando che il treno abbia avuto dei problemi, anzi mi stupisce che si continui a dirlo, a me non risulta. È stato l'elemento col quale poi è stato chiuso il contratto in modo, lasciamo perdere, assolutamente inspiegabile, ma problemi non ne ha il treno. Le dico di più, quando il treno è stato riportato in Italia, posso? D'accordo, ma no. Favos. Beh, però mi scusi, devo confermarlo, perché quando il treno è stato portato in Italia, l'agenzia italiana, cioè un'altra agenzia, l'ha autorizzato immediatamente a circolare per effettuare dei test e il treno al primo giro ha fatto più volte 250 km all'ora, quindi il treno problemi non ne aveva. Beh, come erano? We gaan door met het volgende onderwerp, dat is de vertraagde levering van de treinen. Volgens de planning en uit de koopovereenkomst zou de eerste trein om testritten uit te voeren gereed zijn op 1 juni 2006. En de eerste Vira verliet de fabriek van Ansaldo Breda voor testen op 22 maart 2008. Dat is dus 2 jaar later. Wat is de verklaring van die 2 jaar daartussen? È vero, e nonostante questo ritardo questi treni hanno dovuto aspettare un ulteriore anno per cominciare le prove. In realtà i treni sono stati consegnati nel 2008, ma le prove sono cominciate solo nel 2009 perché non c'era la disponibilità del sito dell'infrastruttura. Naturalmente la risposta è semplice, costruire treni impiega risorse, energie, e risorse finanziarie e l'importante è, e poi c'è un problema di spazi, i treni non è che sono così piccoli, devono essere sistemati in certe aree, quindi normalmente si procede alle consegne funzionalmente anche alla disponibilità dei depositi dove sistemarli, ma soprattutto delle linee ferroviarie, perché non ha senso consegnare un treno e poi farlo aspettare 3 anni in un capannone in attesa di circolare, quindi normalmente ci si organizza in accordo col cliente per poter ottimizzare il tutto. Quindi la consegna del treno, che peraltro ha avuto anche una serie di modifiche, ha permesso anche di fare le prove a Velim, che è un circuito particolare, prove che abbiamo eseguito ma purtroppo non sufficienti, e quindi è arrivato due anni dopo, ma con un anno di anticipo rispetto alle date che sarebbero dovute essere necessarie per fare le vere prove, quelle sul sito. Mijn vraag is, de eerste trein om te testen zou 2006 geleverd worden. Waarom werd die eerste testtrein pas in 2008 geleverd? Dus waar lag die vertraging aan? Was er vertraging bij de bouw, bij het ontwerp? Het gaat me echt om die eerste fase. Io non ho approfondito, ma immagino che abbiamo coordinato con il cliente una serie di indubbi, problemi di definizione di alcune cose, quindi qualche ritardo che si è potuto verificare, però ora il motivo principale francamente non glielo so dire. Non escludo che essendo arrivato in enorme ritardo l'RTMS in termini di definizione funzionale, non si poteva completare la realizzazione del treno senza gli elementi progettuali dell'RTMS. Mi spiego, l'RTMS che lei ritiene essere uno strumento che è solo per terra, cioè all'interno come infrastruttura, in effetti ha una funzione fondamentale perché ha delle apparecchiature a bordo di interfacciamento che sono legate al sistema di frenatura e al sistema di accelerazione e di velocità. Quindi la definizione dell'RTMS condiziona anche la realizzazione dell'impianto di bordo.
È complesso spiegare, glielo ridico. RTMS è una... è un sistema di sicurezza che garantisce che i treni siano distanziati. Non è un impianto autonomo che è sistemato solo sui binari. Riceve un... ci sono delle apparecchiature a bordo che, fanno, che sono realizzate dalla mia azienda e che necessitano di informazioni di input necessarie per potersi poi integrare. Quindi se la definizione del progetto RTMS non è stata completata, non era possibile realizzare il treno prima e mandarlo a Velim per fare le prove. Maar is dat nu de reden? Want ERTMS, het systeem, kan je later inbouwen in een trein. Bij de Thalys en ICE is dat ook later ingebouwd in de trein. Is dat nu de reden van die 2 jaar vertraging voor het opleveren van een testtype? No, io questo ho detto che non li conosco perché non c'ero, quindi non mi ricordo i motivi di tutti i ritardi se erano generati. Ho supposto che uno di questi potesse essere quello del sistema di segnalamento. Dat testen, u zei het net al, in 2008, dat gebeurde op een testbaan in Tsjechië, in Velim. Waarom werd er niet in Nederland getest? Beh, non c'era l'infrastruttura per farli, quindi non si poteva eseguire. Abitualmente facciamo questo tipo di realizzazione, tutti i treni conviene anticipare una serie di test, si possono fare fino a 200 km all'ora, ecco, non nelle condizioni reali. Le ricordo che il certificato definitivo di omologazione deve avvenire effettuando dei test specifici sull'infrastruttura specifica. Quindi Velim è una sorta di pretest utile perché è un circuito attrezzato per fare una serie di prove ma non sufficiente alle esigenze di tutti i paesi. Viene utilizzato ma non è sufficiente. Ma waarom heeft u dan niet in Nederland getest? Beh, a quell'epoca non avrei potuto farli quei test, non c'era l'infrastruttura pronta. U zegt de testbaan in Nederland was nog niet gereed. Dat weet u wel. Certo. Die eerste testen met de Vira in Nederland die begonnen in juli 2009. En de Thalys die begon al in 2007 met testen op die HSL. Waarom kon de Vira niet beginnen in 2007 met testen op de HSL? Io non conosco i problemi della Thalys, ma posso immaginare che Thalys ha fatto delle prove non con RTMS, ma ha fatto delle prove con un segnalamento differente, perché se non era disponibile per noi, l'RTMS non poteva neanche essere disponibile per Thalys. Quindi immagino che il treno abbia circolato all'inizio con un sistema diverso. U weet het niet zeker waarom de Vira niet kon testen vanaf 2007. Dat is een aanname. No, non suppongo. Io so che i test non si potevano fare in Olanda perché non era disponibile l'infrastruttura con l'impianto di sicurezza RTMS che era elemento fondamentale per il test. Poi lei mi ha detto Thalys ha cominciato prima. Io non so Thalys come abbia fatto perché se Thalys, che non è il mio treno, circolava con un sistema differente di segnalamento, io questo non lo so. So solo che uno degli intralci che abbiamo ricevuto durante le prove che abbiamo effettuato noi è che si doveva lasciare spazio a Thalys, quindi quello che ha detto per fare le prove e quindi quello che mi ha detto mi lascia un attimo stupito. Thalys allora ha cominciato delle prove evidentemente senza segnalamento nel 2007 e poi quando è arrivato il sistema disponibile dell'RTMS ha cominciato come noi le prove con il sistema RTMS, peraltro, ripeto, lasciandoci meno spazio per fare le prove. Mi informo però, perché è una curiosità che è una cosa che non conoscevo, mi riprometto di mandarle una nota su questo aspetto perché so di poter avere informazioni ufficiali. Ja, Thalys reed al vanaf 2009. In de koopovereenkomst staat de aanname dat HSL Zuid per 2006 beschikbaar zou zijn.
en dat het 10 uur per dag achter elkaar getest zou kunnen worden. Dat was dus niet het geval. De ASL, de infrastructuur, kwam pas later beschikbaar. En toen moest de baan inderdaad worden gedeeld met de Thalys en ook de Trax-treinen die er overheen reden. Wat voor gevolgen had dat dan precies voor uw programma, uw testprogramma? Beh, è semplice, la ringrazio per la domanda, è stato uno degli elementi fondamentali e più sofferti da me. Innanzitutto il ritardo, vabbè, lo abbiamo chiarito, non si è potuto cominciare con le prove prima, ma è fondamentale il fatto che anziché 10 ore, come era previsto, ce ne fossero disponibili solo 2 e neanche consecutive. Quindi sicuramente abbiamo avuto un effetto sulla durata, perché è chiaro che se io ho disponibilità di 2 ore rispetto alle 10, attenzione, non riduco di un quinto la mia disponibilità, ma ben di più, perché quando si fa una prova con treno ci sono dei tempi che si perdono per raggiungere delle postazioni e tempi per ritornare, quindi alla fine il tempo oggettivo di prove si riduce moltissimo, cosa che non succede su 10 ore, perché nelle 10 ore io esco una volta, ritorno una volta e quindi la disponibilità oggettiva è molto di più. Quindi la sostanza sono stati allungamento di tempi ed extra costi. I miei tecnici sono rimasti più a lungo e anche i tecnici delle verifiche sono rimasti più a lungo perché i tempi si sono allungati e non hanno avuto modo di eseguire nelle stesse giornate previste le prove pianificate. Ok, helder. In de koopovereenkomst staat dat de treinen in april 2007 geleverd zouden worden. Dus dat zou 39 maanden na ondertekening zouden die treinen geleverd worden. Was dat nu een realistisch tijdsbestek om zo'n Vira te bouwen? Secondo me sì, anche se ci sono alcuni competitori che dicono di no, ma io lo dico in modo circostanziato e vi faccio un esempio. Sono entrato in questa azienda nel 2011, abbiamo realizzato l'ETR1000, che è un treno ancora più potente, più evoluto di quello del Fira. Noi abbiamo cominciato a costruire in fabbrica il primo pezzo di lamiera, è entrato a febbraio 2012. Noi consegneremo i primi 6 treni omologati, certificati con tutte le prove, tutte le esigenze che entrerà in servizio commerciale, quindi ha eseguito già tutti quei test, il 14 giugno di quest'anno, cioè la prossima settimana. In realtà ne abbiamo realizzati in fabbrica già 12, e alla fine dell'anno saranno consegnati in totale 18 treni, quindi se si fa i conti questi tempi sono compatibili con quelli che stiamo dicendo allora, ovviamente alle condizioni che tutti operano nei tempi, con la disponibilità dell'infrastruttura, con i processi di verifica e validazione. Tengo a precisare, perché è importante, abbiamo impiegato 17 mesi di prove con tempi superiore alle 2 ore. Was dat een nieuwe trein, een nieuw te ontwikkelen trein, of op een bestaand platform gebouwde trein? Questo è un treno che stiamo realizzando a Pistoia in cooperazione con Bombardier, che parte con una parte, diciamo, di base piattaforma già eseguita, ma sostanzialmente cambiata, perché è una piattaforma non europea, nella quale tutta la parte invece di, diciamo, interna, tutta la parte superiore è completamente un nuovo progetto, sia in termini di tipo di materiali, che in termini di performance, che in termini di comfort. Want het is zo dat de heer Roelofs van Lloyds, die zei dat een nieuw type trein, om dat te bouwen, daar heb je minstens 50 tot 60 maanden voor nodig.
En de heer De Leeuw noemde destijds al de planning niet realistisch, al in 2004. Waarom heeft Ansaldo Breda voor het bouwen van zo'n nieuwe trein toch toegezegd om aan die planning te voldoen, 39 maanden? Perché evidentemente lo era e io sono convinto che lo sia. Noi siamo ormai, diciamo, disponiamo di capacità che ci consentono di fare cose di questo genere. Le do un altro esempio oggettivo, lo può verificare. Noi abbiamo realizzato la metropolitana per l'Expo di Milano, che è un'importante manifestazione che sa si realizza in Italia, e dal momento della firma del contratto alla consegna dei primi treni omologati abbiamo impiegato 18 mesi. È un treno della metropolitana, quindi da 18 a 50 ce n'è un bel po'. Siamo in condizioni di fare queste cose. Ma ripeto, tutto questo funziona se ci sono mantenuti tutti gli impegni e tutte le sequenze. Capisco che dire 50 mesi è più semplice che dire 36, però la competizione delle aziende, soprattutto le esigenze degli investitori non possono aspettare tempi così lunghi. 50 mesi sono tempi enormi. Ik ga toch nog even door op deze vraag, want de Vira was een nieuw type trein. Hij moest in twee landen rijden, over conventioneel en hoge snelheidsspoor. Moest aan Europese, Nederlandse en Belgische eisen voldoen. We spreken over 5 jaar vertraging. Toch nog, heeft Ansaldo Breda de gevolgen van deze complicerende factoren misschien toch onderschat? Ik probeer te zoeken naar de verklaring van die 5 jaar vertraging. Guardi, naturalmente quello che pensarono allora non lo so e invece sono convinto che non lo hanno sottovalutato e le dico di più, se me lo si prospettassero oggi lo rifarei. Dan gaan we verder. A una condizione, ja. Che l'infrastruttura fosse realmente pronta. Goed, we gaan verder met het zoeken naar de oorzaken van de vertragingen. Wij hoorden afgelopen weken van getuigen dat Ansaldo Breda niet in staat zou zijn geweest om goede planningen te maken. Herkent u die kritiek? Assolutamente no, gradirei conoscere questo signore, lo inviterei a vedere quello che succede nelle nostre fabbriche. Perché probabilmente si convincerà del contrario. Quello che sto dicendo non sono solo mie dichiarazioni, ma sono quello che può leggere dalle dichiarazioni di importantissime autorità in questo campo, che potrà vedere che in effetti non è assolutamente vero. Noi siamo in grado oggi di realizzare ogni 45 giorni un treno di alta velocità. Dal momento che entra in fase di allestimento una carrozza, cioè un pezzo di carpenteria nuda, al momento che esce un treno impieghiamo 45 giorni. Come sapete, questa cosa, le cose che dico di solito sono vere e sostanziali e quindi le confermo che questa persona o è disinformata o sta, diciamo, facendo una speculazione. Deze mensen zijn in uw fabriek geweest. En er is ook een audit uitgevoerd door het bureau ADSE naar de problemen met de planning. En daaruit kwam ook onder andere uit dat de planningen van Ansaldo Breda niet realistisch zijn. Verklaart dat toch nog een deel van de vertraging? Io questo rapporto non lo conosco, non può spiegarlo, potrebbe spiegarlo, ma questa cosa non la ritrovo francamente, cioè la pianificazione va misurata sugli aspetti delle cose che avvengono, se di continuo vengono chieste modifiche, di continuo vengono ritardate delle cose, di continuo non c'è la disponibilità dell'aria. Le ho detto prima, oggi io sono il primo a bloccare un'attività di produzione se non so se il treno può essere riutilizzato, perché sarebbe un costo per il cliente e per noi conservare dei treni in un deposito senza mantenerli. Non ha senso. E al solito ho l'impressione che questo tipo di approccio sia l'approccio burocratico. Va vista la cosa nell'insieme dei fatti.
Le faccio un esempio di questi giorni. Noi abbiamo acquisito circa un anno fa un contratto per la metropolitana di Lima ed è un contratto questa volta turnkey, comprese le opere civili insieme a dei partner. Noi siamo partiti come al solito con la determinazione di una pianificazione, ci siamo resi conto che le opere civili in una città come Lima trovano delle difficoltà per fare gli scavi e abbiamo immediatamente rallentato la produzione, ma proprio per evitare di trovare diciamo un incremento di spese finanziarie per il cliente e per noi che non avrebbe nessun senso. Dat is heel fijn voor de mensen in Lima. Maar wij hebben nog steeds zoeken naar de redenen van die vertraging van 5 jaar. Dat rapport wat is gemaakt, dat was van dit rapport, 2000, u kent het niet. Maar daarin staat bijvoorbeeld in dat de planning van Ansaldobrede op day-to-day basis werd gemaakt. Terwijl, ja, planning volgens mij moet je ook wat meer lange termijn maken. Maar u herkent dus, als ik het goed begrijp, de niet zeg. Ik ben op zoek naar de redenen van de vertraging. U zegt dat ligt niet aan Ansaldobrede. Wij kunnen goed plannen. Certo che sì, glielo confermo. Non ricordo evidentemente perché questo è un documento che è del 2009. Io non l'ho visto questo documento, ma sicuramente la pianificazione del periodo importante, le fasi di consegna, non erano effettuate con tecniche giornaliere, mi creda, non è nel mio stile. Mevrouw van Vroonhoven die verklaarde deze week dat de samenwerking met Ansaldobrede al vanaf het begin moeizaam verliep. Herkent u dat beeld? La signora Van Froden credo che sia entrata a occuparsi di questa cosa solo dopo l'incidente invernale, dell'inverno, quindi a quale periodo si riferisce? Zij kwam in 2010, dus zij constateert dat vanaf 2010. Io ho conosciuto questa signora, l'ho conosciuta solo nel 2011, non ne ho mai sentito parlare prima. Se lei si riferisce a una nostra non cooperazione per le fasi nelle quali abbiamo cooperato insieme, mi stupisce perché a me ha detto tutto il contrario, che ha trovato una grossa cooperazione. E ho lavorato a lungo con lei, fino all'ultimo giorno. Anzi, le ho detto di apprezzare per la prima volta da parte loro un approccio differente, questo è avvenuto solo nella fase finale, quando indubbiamente cominciarono a inserire dei team di persone e ne attribuì questa novità proprio alla signora. E nella verità mi ha sempre detto che abbiamo cooperato, per carità abbiamo discusso anche duramente, ma è il modo migliore per operare. Ma mi stupisce che abbia detto che non ci sia stata cooperazione. Questa cosa qui per me mi indigna. Ja. De heer Jonkers, dat was een inspecteur van Lloyds. Die was vorige week erg kritisch over Ansaldobrede. Hij zei dat Ansaldobrede non-conformities, dat zijn dus afwijkingen, heel traag of zelfs helemaal niet oploste. Dat de afspraken niet werden nagekomen en dat dezelfde fouten weer terugkwamen. Wat heeft u daarop te zeggen? Mi spiace essere critico, ma anche qui io non riesco a capire. Tutti criticano, ma di fatto ci sono degli oggettivi certificati, compresi quelli del Lloyds, che dicono il contrario. Allora, se ci sono delle cose che non vanno, non si scrivono cose diverse, perché parliamo di sicurezza. Quindi è solo, assolutamente strumentalizzazione. Abbiate pazienza, perché se ci sono delle cose che non vanno, io per primo ho il dovere di dirle e di bloccarle. Quindi questo signore deve avere il coraggio di scriverle, contrastando quello che è stato scritto nei documenti.
E lei sa benissimo che esistono dei documenti che io non ho, che dicono esattamente il contrario, che io non ho mai avuto. Credo che ci torneremo dopo. Ja, in een van die documenten, de heer De Jonkers en zijn collega rapporteerden iedere week aan een opdrachtgever De Leeuw, waarin dit soort kritiek stond in hun weekrapporten. En mijn vraag is, heeft die kritiek uit hun wekelijks rapporten u nooit bereikt? Ook niet misschien via de heer De Leeuw? Ripeto, una critica verbale non ha senso se poi i documenti che loro firmavano, verbali di qualità e di accettazione, dicevano il contrario. Io credo che si stiano solo difendendo, perché le carte parlano chiaro. Non si arriva all'omologazione di un treno facendo poi dichiarazioni che dicono il contrario. Non è possibile. È falso. Dus u zegt, die kritiek die ze hadden in die rapportages onderling, die hadden ze dan maar moeten vertalen naar geen handtekening. È assolutamente lecito e doveroso. Lecito e doveroso. Ed è una cosa che succede anche al mio interno. E la qualità e la mia validazione hanno più potere di me nel decidere le cose che non vanno bene e le devono scrivere per essere portate avanti. Ja. Maar we hebben het over twee soorten documenten. We hebben het over de certificaten van het kwaliteitsmanagement systeem, het papier. En we hebben het over de inspecteurs van Lloyd's Europe, die dus kritiek hadden soms op de uitvoering van het kwaliteitsmanagement systeem, de bouw. En dat zijn dus twee gescheiden stromen. Die kritiek van de Lloyd's Europe, die werd opgeschreven. Mijn vraag is, heeft die u niet mondeling of op een andere manier bereikt? Het gaat niet over de certificaten. Io no, e ti ripeto, se c'è questa critica e poi ci sono per ogni treno i certificati che tutto è a posto e controllato, siglato anche da De Leeuw, la trovo impossibile. Era un loro dovere non firmare, o piuttosto firmare solo dopo che queste critiche sono state riportate e messe a punto. Het gaat over die rapportages van Lloyd's Europe over non-conformities. Dus de afwijkingen van de koopovereenkomst die dan hersteld zouden moeten worden. Deze inspecteur, de heer Jonkers, zei dat werd dan niet hersteld of traag hersteld of die fouten kwamen elke keer weer terug. Mijn vraag is of die kritiek, of u dat herkent. Allora, innanzitutto chiariamo che la non conformità non significa che il treno non risponde alle specifiche, perché questo non è possibile. Non conformità vuol dire che magari non sono stati eseguiti correttamente dei lavori, quindi che è diverso. Cioè, un esempio per essere chiaro, se la specifica è precisa che io devo installare una luce verde, il rapporto di non conformità non è che ho installato la luce rossa, è che magari la luce verde non funziona correttamente perché non c'è un buon collegamento. Questa è la non conformità. In ogni caso, le non conformità sono cose normali, vengono stilati dei verbali, queste non conformità vengono messe a posto e l'ultimo certificato firmato da Lloyd's deve verificare che le non conformità devono essere messe a posto. Quindi ancora una volta ci stiamo contraddicendo. Perché un treno arriva alla consegna con tutti i passaggi certificati da noi e dal cliente e da Lloyd. Quindi se uno poi parla di cose che non vanno e poi firma un documento dicendo che vanno, non capisco. Quindi probabilmente si fa confusione tra quelle che sono le non conformità che avvengono normalmente, che poi vengono messe a posto e tutto viene poi certificato come succede normalmente. We gaan nog even door met de kritiek van de afgelopen weken, zodat u daarop kunt antwoorden. Een ander voorval dat de heer Jonkers, waar hij over vertelde,
was dat Ansaldo Breda af en toe een show opvoerde. Als dan mensen uit Nederland kwamen, dan werden er witte handschoenen aangetrokken, was er veel bedrijvigheid in de fabriek. En zodra dan de mensen weg waren, dat deze mensen de witte handschoentjes en de bedrijvigheid verdween. Wat heeft u daarop te zeggen? Forse è meglio che non rispondo, però provo a farlo. Purtroppo di spettacoli ne abbiamo visti tanti in questa occasione, non ultimo quello del signor Deschmacher. Io non mi riconosco assolutamente in questa cosa dello spettacolo, non riesco neanche a credere. Non penso che siano proprio nel costume e nell'abitudine delle mie persone, della mia azienda e delle persone anche che la governavano di allora. Nou ja, hij zei dat vorige week, maar hij heeft dat opgeschreven in een van zijn weekrapportages destijds. Niet wetende dat we het hier ooit nog in een parlementaire enquête over zouden hebben. Dus wat hij opschreef, dat heeft hij destijds gedaan. Niet om hier een show op te voeren. Sì, probabile. Mi dice per cortesia qual è il suo ruolo? Me lo ricorda per essere sicuri? Toezichthouder op de bouw. Zijn rol was toezichthouder op de bouw. Dus hij was een van de mannen van Lloyd's Europe, een ingenieur die meekijkt op de kwaliteit van de bouw. Quindi è uno di quelli che firmava i documenti di accettazione. Beh, questa cosa non la stupisce? Cioè, uno firma dei documenti e poi scrive sul suo diario che facevamo spettacolo. Non firmava i documenti. Io avrei fatto così. Avrei sospeso la firma dei documenti dichiarando che Ansaldo Breda faceva spettacolo e non faceva treni. Era suo dovere, non diritto. Het zijn de weekrapportages die vervolgens doorgestuurd werden aan de heer De Leeuw van NSFSC. Daar stond het in. En dat is wat anders dan de vinkjes en de permission to leave factory, dat soort rapportages. Dit is wat hij observeerde in de fabriek in Pistoia. Maar u herkent het niet, zegt u. De heer Jonkers is niet degene die verklaringen tekent. Non ho capito. Ho capito. Io, guardi, se mi permette lascerei questo argomento perché rischiamo di andare nel... Non ne so nulla nella parte, nel periodo in cui ci sono stato. Non credo minimamente che possa aver influenzato il tutto, perché di fatto per me contano appunto i fatti. Ma... Solo per concludere, io non riesco neanche a immaginare che nella mia azienda ci sia la capacità e la voglia di organizzare degli spettacoli. Non c'è tempo per farlo. We gaan naar nog een ander iets wat gebeurde in die tijd. U was CEO bij Ansaldo Breda en u heeft een aantal reorganisaties doorgevoerd. Welke invloed hadden deze reorganisaties op het Vira-project? Di quale periodo sta parlando? 2011 in poi? Ja, tu beh, quindi sono argomenti che mi riguardano. Beh, io sono il, diciamo, colui che se ne è occupato. Ovviamente sono entrato in un'azienda, nell'azienda del 2011 e c'erano molti contratti da fronteggiare, da completare. Quello del Fira era uno dei più importanti e quindi ho deciso di fare una sostanziale ristrutturazione che si è completata nonostante tutti i problemi economici e devastanti che abbiamo avuto, tant'è vero che l'azienda questo scorso anno è ritornata a un sostanziale utile, e quindi a performare correttamente, a consegnare i treni in tempo e non avere più penali, con successo in tutto il mondo. È una ristrutturazione che ha riguardato
tutta l'azienda dal punto di vista della progettazione, dal punto di vista contrattuale, della produzione, della qualità. Abbiamo investito non pochi soldi per cambiare la pelle, per modificare alcuni aspetti e soprattutto renderli più moderni rispetto al mercato, e credo che poi alla fine il risultato positivo di questa operazione si legga nel fatto finale che Hitachi ci ha acquistati. Mijn vraag was, had het gevolgen voor het Vira-project? Poca, perché diciamo dal punto di vista produttivo il Fira già era molto avanti con la sua fase produttiva in stabilimento, però comunque ne ha avuto, tant'è vero che le consegne dal 2010 in poi sono cominciate a essere consistenti. Le prove si sono concluse, abbiamo fatto anche un'importante ristrutturazione nei canali, tant'è vero che abbiamo incrementato la nostra capacità e, come le dicevo prima, per me è stato sorprendente il risultato che siamo riusciti a fare l'omologazione in un tempo tutto sommato ristretto, avendo pure disponibilità di prove ridotto, quindi questo è già anche un effetto di un approccio diverso dal punto di vista dell'organizzazione, delle responsabilità che sono state, hanno dato un contributo positivo anche al FIRE. Ik ga naar de koopovereenkomst. Die koopovereenkomst bevatte boeteclausules, daar had u het net al over. En bij te late levering van de treinen zou Ansaldo Breda boetes moeten betalen, tenzij de vertraging niet aan Ansaldo Breda lag. De heer Roelofs van Lloyds Europe verklaarde vorige week dat Ansaldo Breda al in 2004 probeerde de vertragingen te wijten aan externe factoren, zoals de wijziging van de spoorwegwet en ook dat nieuwe beveiligingssysteem ERTMS. En dat dus die vertragingen die opliepen, dat misschien onterecht aan externe factoren werd verweten. Wat is daarop uw reactie? Io so che ci sono stati molti settlement nelle fasi contrattuali, mi perdoni, non li conosco tutti, però di fatto per me credo che la motivazione sia sempre la stessa ed è abituale. Il contratto è fatto da due parti, c'è uno che costruisce, l'altro che riceve, ci sono dei tempi contrattuali. Gli impegni reciproci sono enormi, in questo caso per quanto riguarda il governo diciamo olandese, l'investimento era di dimensioni enormi, quindi l'allungamento dei tempi dovuti a cause diciamo esogene, cioè esterne all'azienda, ovviamente è un elemento per il quale non le si può attribuire un ritardo e di conseguenza non si può applicare le penali. Maar die redenen zocht u al in 2004. De inkt van het contract was net droog en toen al zouden er externe factoren zijn die tot vertraging zouden leiden. Dat is de vraag. Hoe kan dat al in 2004 het geval zijn, terwijl u net het contract getekend heeft? O anche è possibile. Io ripeto, non li conosco, però il fatto che si sia arrivati a una conclusione di un accordo che non hanno fatto applicare penali mi fa pensare, ma posso approfondire se mi lasciate qualche giorno, perché non fuori la competenza, all'obbligo di effettuare delle approvazioni di progettuali in certi tempi. Probabilmente, visto che il 2004 sono proprio i primi tempi, ci sono stati delle cose, non si sono diciamo verificate delle cose che ci danneggiavano, ci allungavano i tempi, non lo escluderei. Però mi riservo di riguardare con i miei legali un attimo questa storia, perché francamente non me la ricordo e né l'ho letta approfonditamente, non pensavo fosse oggetto degli argomenti di oggi, che pensavo fossero più orientati invece al tema definitivo, cioè della termination e di tutto il resto.
Daar zullen we het straks over hebben. Mijn laatste vraag aan u is, uiteindelijk is de trein, we hebben het nu over vertraging, de trein is uiteindelijk 5 jaar vertraagd. En mijn vraag is in het algemeen, en ik hoop dat u dat weet, en ook had besproken met uw bijstand en met uw voorgangers, hoeveel van die vertraging is nu te wijten geweest aan Ansaldo Breda? Dicevo prima, sostanzialmente noi oggi possiamo valutare almeno i 3 anni e 3 mesi circa di ritardo attribuibile all'indisponibilità della linea in termini di sistema di segnalamento. Se non ricordo male sono poco più di 3 anni rispetto alla data contrattuale e indubbiamente c'è anche il ritardo della consegna del treno, ma per le motivazioni che abbiamo detto prima. Ma poi c'è anche stato sicuramente un condizionamento importante nella fase di omologazione. Cioè eseguire le prove in quelle condizioni senza le competenze probabilmente ci giustifica un incremento ulteriore di tempi che è di quest'ordine di grandezza. Quindi non mi stupisce che la quasi totalità, se non la totalità dei tempi di ritardo non possa essere attribuiti nella sua globalità all'Ansaldo Breda, in quanto i suoi ritardi sono, come si diciamo in termini tecnici, in ombra ai ritardi della disponibilità dell'infrastruttura per poter eseguire le prove. Ja. Dus u zegt, Ansaldo Breda heeft geen enkel aandeel gehad in de totale vertraging van 5 jaar. Dat lag allemaal aan de Nederlandse en Belgische opdrachtgevers. Per la precisione, anche perché dobbiamo essere come al solito estremamente chiari, ho detto che il ritardo generato dalle ferrovie olandesi e belghe è stato superiore e di parecchio al poco ritardo che ha avuto Ansaldo Breda. In estrema sintesi, e quindi ininfluente sul ritardo totale. Hoeveel is ongeveer de vertraging die veroorzaakt was door Ansaldo Breda? Senta, non lo so perché non ci ho studiato sull'argomento, potrei provare a ritirare fuori tutta la carta, ma ripeto, per me è rilevante in quanto il ritardo di Ansaldo Breda, se c'è stato, è comunque in ombra a quello dell'intera struttura. Ik geef het woord aan de heer Van Gerven. Meneer Manfalotto, in mei 2004 sluit Ansaldo Breda een contract met NSFC, met de Nederlandse Spoorwegen, om treinen te leveren. De Vira. En die zouden geleverd moeten worden, of geleverd moeten worden, de eerste treinen in april 2007. Nu heeft u zojuist gezegd dat er 17 maanden nodig zijn voor het testen van treinen. Dat treinen 17 maanden moeten worden getest voordat ze in gebruik kunnen worden genomen. En mijn vraag aan u is, had u dan al 17 maanden voor april 2007, en dat is dus eind 2005, al treinen voor testen beschikbaar? Allora, stiamo parlando del 2004, non c'ero, i 17 mesi sono i tempi che abbiamo utilizzato per fare le prove dell'ETR 1000, che è un treno diverso, sicuramente sono stati presi in considerazione i tempi di omologazione, che non so se fossero
a suo tempo 17 mesi, ma siccome il contratto, ne sono certo, doveva prevedere delle fasi, perché c'era la disponibilità ci doveva essere la disponibilità dell'infrastruttura, basta leggere il contratto e verificare a che data doveva essere pronta l'infrastruttura e quindi quanti sarebbero stati i tempi necessari. Questo è un fatto di cui ne sono certo, anche se in questo momento non ho a disposizione il contratto, perché la data di disponibilità dell'infrastruttura sicuramente doveva essere scritta. Tant'è vero che si è parlato, lo diceva la dottoressa Voss, si è parlata di una data di disponibilità dell'infrastruttura del 2006, se non ricordo male. Yeah. Corretto. Corretto. Mijn vraag was heel concreet of, want in 2006 moest inderdaad de hoge snelheidslijn beschikbaar zijn voor testen, of Ansaldo Breda eind 2005 ook treinen klaar had, of de Fiera al klaar was om getest te worden. Senta, non lo so cosa pensavano nel 2004, devo supporre di sì, cioè si firmano dei contratti con delle pianificazioni, quindi le confermo che sicuramente sarà così, non ero presente, quindi, ma immagino che sia stato così. Ik heb nog een andere vraag aan u. En dan baseer ik mij op het rapport van ADSE. Wat zojuist al besproken is, is aangestipt. Daar staat in dat volgens de planning van Ansaldo Breda er op een gegeven moment getest gaat worden in Velim. En die testperiode zou 3 maanden duren, volgens de planning van Ansaldo Breda. In de praktijk duurt het 1 jaar, die testen. Dus 4 keer zo lang. Weet u hoe dat gekomen is? Kunt u dat verklaren, hoe dat zit? Guardi, la cosa mi trova... Non sapevo neanche che fosse durato 1 anno. Io su quest'ultimo treno ETR1000 siamo stati a Velim per una cosa simile 4 mesi. Quindi probabilmente, ora i motivi possono essere diversi, anche qui non sono informato, posso informarmi del perché 1 anno. Vi chiedo scusa, ma la storia di quello che è successo prima non la conosco nella sua profondità. Mi posso immaginare, peraltro, siccome è costoso stare a Velim, perché ovviamente è un'infrastruttura che si paga, si saranno intervenute questioni tipo modifiche, oppure si è deciso che magari si aspettava prima di trasferire il treno di nuovo in Italia per poi portarlo in Olanda, magari si aspettava la disponibilità di aree per poterlo trasferire. Anche questo è un elemento che posso approfondire, mi riprometto di farlo, dottoressa Van Torenburg, perché francamente non ce l'ho. Spero che qualcuno dei miei colleghi stia prendendo nota di queste cose. Afrondend op dit punt, u had zojuist al, hadden we al gesproken over de vertraging van 5 jaar. En u zegt, ja, ik weet eigenlijk niet welk gedeelte nou te wijten is aan Ansaldo Breda. Maar u heeft wel een uitgesproken mening over factoren, vertragende factoren die elders liggen. Bijvoorbeeld bij degene die de trein heeft gekocht, NSFSC, of vertragingen op de bouw van de hoge snelheidslijn. Maar zou u toch eens kunnen aangeven wat nou precies het aandeel is van Ansaldo Breda in de vertraging van 5 jaar? Uw eigen deel daarin. Ci devo un attimo riflettere, perché appunto sono i ritardi, sicuramente se si sono conseguiti, perlomeno
rispetto a tempi formali non è detto che siano ritardi, ma magari sono cose concordate perché non aveva senso fare delle cose e investire non avendo le disponibilità, cioè lo farebbe chiunque. Se uno sa che non riesce a consegnare un treno perché non sa dove metterlo, come provarlo, non lo realizza nemmeno. Quindi lei parla di ritardi, io non sono certo, probabilmente erano, diciamo, cose concordate per evitare che ci fossero reciproche spese, perché al momento che io consegno un treno in tempo, 5 anni prima, ovviamente il cliente deve anche pagarlo quel treno 5 anni prima, ma non ha senso. Quindi questo fatto che si continua a dire che sono ritardi, io non ne sono certo. Probabilmente furono condivise queste cose perché era la strada più giusta da fare, indisponibilità di un'infrastruttura, inutile investire per costruire delle cose che poi si invecchiavano. Ik geef het woord aan mevrouw Bergkamp, de voorzitter. Ik denk dat het goed is als we, ook om de tolken even tot rust te laten komen, een kwartiertje pauzeren. En dan vraag ik u meteen om, ik heb uw bijstand zien schrijven, om te kijken of een aantal punten waar u nu geen kennis van heeft, of die u kunt aanvullen met uw bijstand. En dat gaat dan met name over de vertragingen en over de planning. Ik denk dat dat een aantal onderwerpen zijn geweest waarvan u zegt dat u dat niet helemaal scherp heeft en dat u mogelijk in overleg met uw bijstand daar na de pauze, die een kwartiertje duurt, op terug kunt komen. En dan stel ik voor, het is nu 10:50 bijna, om 11:55 weer, iets minder, 11:50 weer bij elkaar te komen. Dan schors ik de vergadering tot 11:50. Va bene. Ok. Va bene. Va bene. Grazie.